Una vita, trame giugno, un cadavere di donna ritrovato a Córdoba, è Leonor? Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una vita, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della partenza di Huertas da Acachas 38. Gli ultimi spoiler svelano che Rosina urlerà di dolore dopo aver ricevuto una notizia sconvolgente da parte di Felipe Álvarez Hermoso. Anticipazioni Una vita, Pablo torna ad Acachas 38. Le anticipazioni delle puntate di Una vita, trasmesse a giugno su Canale 5, svelano che Pablo tornerà ad Acachas 38 senza Leonor. Un ritorno che causerà una serie di discussioni tra Blasco e Rosina. Pablo racconterà alla suocera di essersi separato da Leonor durante la fuga in Marocco, in quanto avevano paura di essere acciuffati dalle guardie civili. A proposito, Pablo racconterà a Liberto e dalla suocera, che era stata proprio la moglie a proporgli di raggiungere Malaga separati. Ma ecco che Pablo confesserà di non aver più rintracciato la consorte sul molo in procinto di salire sul transatlantico diretto in Marocco. Inoltre Blasco aveva creduto che Leonor fosse salita sulla nave prima di lui, per poi scoprire l'amara verità in un secondo momento. Infine il figlio di Guadalupe ammetterà di aver pensato che Leonor avesse fatto ritorno ad Acachas 38 prima di lui. Una vita, spoiler giugno, Rosina sconvolta, Leonor è morta? Rosina rimproverà Pablo di non aver preso cura di Leonor, meditando una vendetta nei suoi confronti qualora le fosse successo qualcosa di irreparabile. Intanto Felipe aiuterà Rosina e Pablo a rintracciare la povera Leonor, mentre ci saranno dei rallentamenti per le indagini sulla presunta morte di Mauro San Emeterio. Il marito di Celia confesserà a Liberto il ritrovamento di un cadavere vicino a Córdoba, molto simile a quello della figlia di Rosina. Liberto deciderà di tenere per sé la drammatica notizia, tanto da chiedere a Felipe di sincerarsi sulla delicata questione. L'avvocato crederà davvero che il corpo della donna appartenga a Leonor, tanto da informare Pablo e Rosina. Inoltre saranno rinvenuti degli oggetti riconducibili a lei. A questo punto Pablo sarà vinto da terribili sensi di colpa nei confronti della sua sposa, lasciata da sola in balia degli eventi. Infine Rosina si scaglierà contro Pablo come una furia, ritenendolo unico responsabile della presunta morte di Leonor. Per scoprire cosa succederà nei prossimi appuntamenti di Una vita vi basterà seguire il sito Blasting News.